Salve gente, un nuovo video relativo al conchi di Weatherapi. L'altra volta vi ho dato delle informazioni generali e vi ho detto come aprire l'account gratuito. Oggi vediamo il current, cioè il tempo corrente, il tempo in real time. Allora, la struttura del programma è rimasta identica a quella degli altri conchi, quindi ve la mostro, lo vedete a video. La cartella evidenziata è la .conchi Weatherapi, che io ho chiamato così in quanto ho già una cartella .conchi che contiene altri dati relativi ai miei conchi. Quindi se la apriamo vediamo che troviamo un file di autostart che lo metterete nella vostra home se volete, e il conchi principale che anche questo va messo nella vostra home. Poi troviamo le cartelle delle bandierine, la cartella dei font, quello da installare è quello evidenziato, la cartella del moon perché useremo ovviamente il moon giant python per i soliti dati delle fasi lunari, e la cartella weather che apriamo. Troviamo la cartella compass, cioè la rosa dei venti, la cartella WeatherAPI che apriamo. Qui troviamo il logo di Python, il logo di WeatherAPI che vedete a video, da cui è stato estrapolato il logo che usiamo noi, che è la goccia qui che vedete a video. Poi abbiamo la cartella Forecast che vedremo successivamente, la cartella delle icone di WeatherAPI. Questo qui evidenziato è l'archivio che contiene le icone che sono nelle cartelle Day e Night. Adesso le vediamo, Day, eccole qui, e Night. Poi abbiamo le due icone per il termometro caldo e freddo e l'icona trasparente. Qui ho lasciato la cartella delle icone di Open Weather Map per chi volesse utilizzarla, e poi abbiamo la cartella Today. Qui ovviamente troverete all'interno tutti i file di testo e il file principale del Python. Quindi abbiamo il file di errore, i dati del GeoPy, il file per quanto riguarda il percorso della bandierina, il Moon che vi crea i dati delle istruzioni conchi, conchi che vi crea le istruzioni conchi relative agli alert degli sport. Il file temp non lo troverete perché lo utilizzo io, così anche come il temporary. Abbiamo il today compass che si occupa dei percorsi della rosa dei venti, il today conchi che è quello che scrive le istruzioni conchi per il quanto riguarda il blocco del today, poi il today icon che si occupa del percorso dell'icona principale del tempo, i due file dell'icona del caldo e del freddo per il termometro, il file dell'Aki, dei dati dell'Aki, questo qui evidenziato è il file principale del Python, poi abbiamo il file dell'UVIndex e i due file dell'astro, cioè dell'astronomy, che vediamo, vi dà il sunrise, sunset, il moonrise, il moonset, la fase lunare e l'illuminazione. Poi abbiamo i dati generali, che vediamo cosa vi dà, nome della vostra città, la regione, il paese, latitudine, longitudine, time zone e il tempo in epoch time e normale. Poi abbiamo il file per quanto riguarda il logo, i due file per gli sport, che ovviamente non sono compilati con i dati perché il programma non mi dà dati. Ho provato varie città, ma non ci sono dati relativi agli sport. Che ricordo sono tre e fanno riferimento al football, al cricket e al golf. Inoltre, per il football non so se intendono football o soccer, quindi quando daranno dei dati lo sapremo. E i due file principali che danno i dati del today, eccoli qui, li vedete a video. Quindi, cosa ottenete con tutti questi dati? Eccolo qui, lo vedete a video, ottenete questo conchi qui. Vedete la prima sezione che è relativa al current, poi c'è la sezione relativa alla luna e la sezione relativa agli alert degli sport. Andiamo a vedere il file principale del Python. Lo vedete a video. Allora, all'inizio fa le solite importazioni. Qui setta automaticamente la vostra home. Qui dovete inserire i vostri dati, ovvero la vostra latitudine, la vostra longitudine, fra gli apici il nome della vostra città e fra gli apici il vostro APD che trovate nel vostro account gratuito. Questo qui si occupa di gestire il link relativo al conchi, scusate, ai dati del tempo current. Questo qui si occupa di gestire i dati relativi all'astronomy, e questo qui si occupa del link relativo agli alert degli sport. Qui vediamo altre tre variabili. Voi dovete inserire su MyD il vostro nord, ovvero rispetto al monitor che guardate dove si trova il vostro nord. Il mio si trova a circa 72 gradi e quindi ho inserito 72. Questa è una variabile per stabilire il valore nel caso non sia presente il valore del sito, quindi non available. Questa qui è la cartella di default, ovvero la .conchi weather API che voi potete rinominare come volete. Di default dovrebbe essere .conchi,
siccome io appunto Conky ce l'ho già, ho rinominato col nome del progetto. Ovviamente qui sotto viene modificato in automatico il valore del percorso temporaneo. Poi abbiamo la presa dell'errore nel caso sia presente, e poi scrive l'errore sul file. Qui abbiamo i dati di GeoPy basati sulla vostra latitudine e longitudine, e i dati vengono scritti sul file. Poi qui prende i dati generali relativi sempre al current, qui scrive i dati generali su grezzi e qui gli scrive puliti. Poi qui prende i dati relativamente al current, qui gli scrive grezzi e qui gli scrive puliti. Ho cambiato la disposizione di percorsi che adesso si trovano all'interno di ogni blocco. Poi qui prende i dati per l'astronomy, qui gli scrive grezzi sul file e qui gli scrive puliti. Poi questo qui prende i dati degli alerts degli sports, gli scrive grezzi sul file e qui gli scrive puliti. Questo qui si occupa del percorso della bandierina, questo qui dell'icona di Weather API, questo blocco qui si occupa della rosa dei venti, questo qui di prendere e scrivere l'UV index e questo qui di prendere e scrivere l'Aki. Questa è l'icona, scusate, è l'icona principale, quella che vedete nell'immagine del sole con la nuvoletta. Questo qui si occupa del termometro caldo e questo qui del termometro freddo. Qui inizia la creazione della sezione corrente con le istruzioni Conky. Quindi quelle che vedete qui sono tutte le istruzioni Conky e qui vengono scritte sul file. Poi qui parte la sezione della Moon. Queste sono le istruzioni Conky per quanto riguarda la sezione della Moon e qui vengono scritte sul file. Qui inizia la creazione della sezione degli sport, degli alert degli sport. Qui setta tutte le variabili. Qui scrive le istruzioni Conky. Scusate, qui crea le istruzioni Conky e qui le scrive sul file. E per quanto riguarda il current, il file Python termina qui. Quindi andiamo a vedere il file del Conky principale. Allora andiamo a vedere il conto principale nella vostra home, eccolo qui, lo apriamo. Qui all'inizio ci sono le solite impostazioni e qui inizia a scrivere. Qui carica il script Python e scrive la time zone, la latitudine e la longitudine e mostra i loghi. Questa qui si occupa della rosa dei venti, qui scrive le informazioni del tempo di oggi in parole, cioè la descrizione rossa che vedete nella foto a fianco. Qui scrive i dati che sono alla sinistra della rosa dei venti, qui ci scrive le informazioni che sono sotto la rosa dei venti, da ambedue le parti. Questa qui è l'istruzione per la sezione della luna e queste qui le istruzioni per la sezione degli alert degli sports. Questa qui che vedete a commento saranno le istruzioni degli alerts del forecast che vedremo successivamente. Quindi anche per oggi abbiamo finito e quindi noi ci vediamo con il prossimo video che si occuperà del forecast. Ciao ciao.